L'emblema della memoria locale, il castello normanno svevo, fra le più preziose e belle fortezze dell'Italia meridionale, dopo 5 anni è stato restituito alla città di Cosenza. Duplici le finalità del restauro: essere valorizzato ed essere fruito. La gestione dei servizi e delle attività è stata affidata tramite una procedura a evidenza pubblica della Regione Calabria alla società Svevo SRL. Tanti i cambiamenti e le curiosità. Sono stati eliminati dalle arcate dei soffitti elementi in cemento armato ed è stato inserito il riscaldamento, in maniera non invasiva, sotto il pavimento. Un fattore di debolezza è rappresentato dalla scarsa agevolezza a raggiungere il castello e la conseguente scarsezza di parcheggi. Pertanto l'amministrazione comunale ha pensato a un servizio navetta. Il castello non sarà solo luogo di esibizioni artistiche, ma anche di produzione, l'ideale per lo slancio creativo delle compagnie teatrali locali. Durante l'inaugurazione, il Parco Tommaso Campanella ha portato in scena l'itinerario teatrale I Cavalieri della Spiritualità nel Castello Normanno Svevo, spettacolo su Federico II Stupor Mundi, legato alla simbologia della torre ottagonale. Una giornata alla corte dell'imperatore, con messeri, dame, cavalieri, giullari e cantore della scuola siciliana, formatisi nell'università da lui istituita. In scena anche il periodo in cui Federico è turbato per aver imprigionato il figlio naturale Enrico VII, detto lo sciancato, e periodo in cui si dedica alla falconeria nei boschi silani. Ospite della corte, l'emissario del sultano arabo per osservare dalla terrazza del castello la magia di un cielo stellato. Tutto questo per la regia di William Gatto. Giovedì 25 giugno riprenderanno le visite guidate, mentre a luglio avrà inizio la programmazione culturale. Si vuole proporre la realizzazione di un modello virtuoso che, attraverso un'offerta culturale di qualità e variegata, che va dalla musica al teatro alle arti, possa riaffermare il ruolo e la funzione del Castello Normanno Svevo come fulcro e polo catalizzatore di un turismo culturale di qualità, che deve imporsi attraverso la valorizzazione dei beni storico-artistico-architettonici del nostro territorio. La torre ottagonale è stata il luogo dove l'assessore ai lavori pubblici Giulia Fresca ha voluto rilasciarci una dichiarazione sull'evento. L'inaugurazione di questo castello è sicuramente un evento storico per la città di Cosenza. Questo evento nasce veramente dalla volontà di tante amministrazioni che si sono succedute, ma poi dall'azione decisiva e forte del sindaco Mario Occhiuto, che ha dato veramente una spinta propulsiva importante perché si potesse poi arrivare a questo evento. Restituire le mura di questo castello, di questo luogo simbolo della città, significa restituire la storia non soltanto ai cosentini ma ad un'intera area vasta, perché Cosenza è stato un punto di riferimento importante nell'antichità e tutto quello che si è succeduto nei tempi, negli eventi, è come se fossero stati racchiusi in qualche modo all'interno di questo luogo, un luogo che è anche un po' magico, molto simbolico. Come questa torre dove ci troviamo, non a caso, scelta per poter identificare proprio una simbologia, l'ottagono, l'infinito, ciò che porta dalla terra al cielo nella simbologia anche islamica, perché l'ottagono nasce, viene ripreso da Federico II, quindi dall'era federiciana, ma in realtà ricalca quella che è la tradizione musulmana, la tradizione islamica, che fa partire dal quadrato, quindi da qualcosa che è stabilmente uguale a qualcosa che si identifica con un infinito, con l'otto, e per poi diventare cupola. Nella tradizione islamica succede, nella tradizione federiciana si ferma a quel numero magico che rappresenta poi la forza e la continuità. E da questo stimolo, da questo spirito, noi vogliamo veramente lanciare un'azione di continuità di questo luogo. Quindi poter restituire questo luogo alla
di memoria, ma anche di ricordo per le persone che vivono Cosenza, che lo hanno sempre vissuto in questi anni, alla fruizione pubblica, la possibilità di poterlo proprio toccare, di poterlo godere, di poterlo vivere proprio all'interno, è veramente una grande opportunità. La cultura del bene storico è qualcosa che paradossalmente in Italia manca, perché noi siamo il paese dei beni storici, però non abbiamo la capacità in grande parte del nostro paese di dare al pubblico quelle che sono proprio le mura. È strano, però per esempio l'unico stato in Europa dove le università ad esempio non sono realizzate in luoghi storici è proprio l'Italia. Negli altri paesi è così, anche le scuole, ecco, non dico che bisogna partire dai castelli, però anche l'idea della società che gestirà gli eventi in questo luogo ha pensato ad esempio al castello dei bambini, quindi dare la possibilità ai più piccoli di poter toccare, approfondire, relazionarsi con quella che è la storia della città. È stato un lavoro immane, un lavoro enorme che di fatto non è ancora finito, perché naturalmente si sono fatti anche delle sondaggi georadar, ci saranno sicuramente delle cose che nel futuro emergeranno da questo castello, è ancora una storia tutta da scoprire, tanti misteri che ancora ci sono e che probabilmente speriamo il futuro ci possa in qualche modo svelare. Ma è stato un lavoro immane di una squadra meravigliosa, quindi veramente un grande applauso ai dirigenti, del Comune di Cosenza, all'ingegnere Colucci che ha fatto veramente un grandissimo lavoro, rendendosi veramente quasi un padre di questa struttura, all'architetto Spaini che è il direttore dei lavori, all'architetto Zupo, ma veramente un lavoro di gruppo, ma soprattutto di grande amore, di grande passione, di grande dedizione. Spero, mi auguro che questo possa essere veramente il messaggio che le generazioni presenti e future possano cogliere e farne tesoro, conservando e preservando questo bene.